Cosa ci fa in un video del volantino della Lidl un drone DJI e una maglietta tecnica Krivit che ho comprato al supermercato l'altro giorno a 3,99 euro. Ma non solo, qua accanto vedete il tavolinetto della Lidl, 34,99, trovate il video fatto la volta precedente. Sì, nel mio canale trovate droni, fotogrammetria, prodotti tecnologici, ma trovate anche prodotti che io uso quotidianamente. Prodotti di uso comune perché ho un giardino da tagliare, ho le canne intorno al giardino da togliere e tutta una serie di prodotti che mi vengono in soccorso quando c'è da fare un po' di manutenzione o quando c'è da risolvere un problema. Tipo oggi che ero rimasto a piedi con l'auto perché avevo la batteria scarica. E tramite il caricabatterie della Lidl sono riuscito a farla ripartire. Quindi, se questo tipo di video è di vostro interesse, beh, vi consiglio di continuare a guardarlo, altrimenti potete procedere oltre. Una t-shirt sportiva tecnica 3,99 euro con materiali 100% riciclati e che garantisce una rapida asciugatura. Sarà vero? Non lo so, la proverò e poi vi dirò meglio. Andiamo a vedere le offerte dal 1 al 7 maggio alla Lidl per quanto riguarda i prodotti della Parkside. Vediamo che troviamo tra le offerte un trapano a colonna Parkside. Questo trapano a colonna è dotato di un azionamento a cinghia con 5 livelli di velocità, di foratura regolabile in altezza e pieghevole ad angolo su entrambi i lati. Il banco di perforazione con scala graduata e la base in acciaio per il montaggio su banco da lavoro garantiscono una stabilità e sicurezza durante l'uso. Questo trapano ha una potenza di 500 watt ed è in vendita al prezzo di 99 euro. Andiamo a vedere questo Data Logger Clima Parkside, un prodotto nuovo che non avevo mai trovato e serve per monitorare le condizioni climatiche in modo semplice e preciso. Questo Data Logger è in grado di registrare e misurare la temperatura, l'umidità e la pressione atmosferica, consentendo di avere sempre sotto controllo le condizioni ambientali. Un prodotto a 22,99 euro. Un formato in Excel per avere accesso ai dati registrati e intervalli di misurazione regolabili da 10 secondi a 24 ore. Andiamo a vedere che abbiamo anche un Luxometro Parkside, uno strumento di misurazione della luminosità che permette di valutare l'intensità della luce in diversi ambienti, con funzione minima, massima e hold. E può essere molto utile appunto per vedere se l'ambiente è correttamente illuminato e andare anche a fare tutte le verifiche previste dalla normativa in vigore. Questo prodotto sarà in vendita a 12,99 euro, che permette di rilevare la presenza di campi magnetici in diversi ambienti. E grazie a questo indicatore a LED è possibile valutare se è presente o meno un campo magnetico. Il prezzo è 17,99 euro. Grazie a questo strumento è possibile valutare, come dicevo, la presenza di campi magnetici in diversi ambienti e scegliere in questo modo eventuali soluzioni per evitare o ridurre l'esposizione a questi campi magnetici. Troviamo anche un fonometro, uno strumento di misurazione del livello sonoro ideale per valutare il rumore ambientale, come ad esempio il rumore che si può avere in prossimità di una strada, ma non solo, può essere anche utilizzato in ambito lavorativo per vedere se sforiamo o meno i decibel previsti dalla normativa vigente. Questo è in grado di misurare dai 30 ai 130 dBA. Si tratta di un fonometro Parkside professionale e il prezzo di vendita è 11,90 euro. Le offerte Parkside di cui vi parlo saranno valide dal 1 al 7 maggio e si tratta di offerte molto molto particolari, oggetti di misurazione che generalmente non vediamo. Ci sono anche tutta una serie di prodotti per quanto riguarda la meccanica, come un set filiere che verrà venduto a 17,99 euro, un set di chiave a cricco a 9,99 euro.
Troviamo anche una barra a supporto magnetico porta utensili a 4,99 euro, e un prodotto che ritengo essere molto molto interessante per chi magari ha da fare lavori di falegnameria. Questo set di morsetti a una mano a 12,99 euro. Beh, sono solo alcune delle offerte Parkside che vi mostro in questo volantino per il quanto riguarda il mese di maggio. Io sicuramente farò un giro alla Lidl, vedrò se c'è qualche prodotto di mio interesse e magari ve lo porterò qui nel canale, come ho fatto ad esempio per il tavolinetto della Lidl. Fatemi sapere però adesso voi se siete interessati a qualche oggetto in particolare, di modo che io possa organizzarmi per portarvi magari una prova un po' più specifica. Se mi seguite, se vi piace questo tipo di format, fatemelo sapere, lasciatemi un commento qua sotto, vi aspetto nei commenti, e un like. Se non siete iscritti, beh, siete benvenuti, iscrivetevi pure qui al canale. Parliamo di droni, tecnologia e prodotti utili per la vita di tutti i giorni. Io vi ringrazio dell'attenzione se siete arrivati fino a qui e vi saluto alla prossima. Ciao!